allora questo strumento serve per misurare quella che è la costability. Praticamente andiamo a indagare quanto la muscolatura del tronco è in grado di mantenere l'equilibrio su questo seggiolino che è appunto appoggiato su un giunto a sfera, quindi è in disequilibrio costante, è un equilibrio instabile. Più la muscolatura del tronco sarà forte, più l'atleta sarà in grado, di mantenere l'equilibrio sul seggiolino. Quindi amici di Swimming Channel, ben trovati, abbiamo iniziato direttamente con la spiegazione dell'esercitazione. Siamo naturalmente al CERISM, il centro di ricerca che si occupa del monitoraggio di questi bravissimi talenti giovani italiani. Questo è Giorgia Meloni che vi saluta, a presto!